ECMA 2015, abbiamo qui nel nostro stand due piloti italiani, tutti e due super sport, però in due campionati diversi, Lorenzo Zanetti e Massimo Roccoli, però entrambi MV. Ciao Lorenzo. Ciao a tutti. E ciao Massimo. Ciao, ciao a tutti. Quindi parto dal campione italiano. No, ho seguito quest'anno Massimo, un bellissimo campionato e poi molto combattuto, insomma. Sì, mi sono divertito perché eravamo veramente tanti piloti e in più avevo anche voglia di riscatto avendo perso il campionato nel 2014 proprio per 2 punti, quindi con 8 podi sono riuscito a portare a casa questo campionato. E lottando con giovani, giovanissimi, qualcuno vecchio, no? Perché io sono vecchio, voi no, però insomma ecco, c'era Jugovac, c'erano piloti insomma molto esperti, quindi hai dovuto lottare sia con i giovani emergenti che con le vecchie volpi, no? Cruciani, Stefano, su tutti, quindi penso c'è stato un campionato difficile e con 40, più di 40 iscritti. Sì, mi pare a Misano eravamo 48 alla prima gara. È stato un campionato bello perché ti ritrovi con i giovanissimi che non ti lasciano davanti neanche a mezza curva, perché ogni curva per loro è l'ultima dell'ultimo giro, mentre invece con altri che hanno più esperienza a lavorare anche un pochino più tatticamente, quindi è stato bello e divertente, anche tecnicamente è stato valido ed è bello comunque che ci siano gente come me o Cruciani piuttosto che Jugovac con più esperienza per aiutare i giovani che saranno poi quelli del nostro futuro. Poi ritorno da te, però passo a questo ragazzo che ha fatto 3° nel mondiale Super Sport, quindi anche per te sicuramente una stagione piena di soddisfazioni e penso abbastanza difficile anche la tua. Sì, è stata una stagione lunga, impegnativa, aprendo subito con un podio in Australia, poi abbiamo avuto qualche problemino durante la stagione, ma abbiamo reagito bene e penso che fare 6 podi in 12 gare nel mondiale al primo anno sulle MV Augusta è stato un bellissimo risultato. C'è rimasto un po', insomma, è mancata la ciliegina sulla torta che sarebbe stata la vittoria se fosse arrivata, ma in ogni caso ringrazio comunque l'MV per aver spinto durante tutto l'anno e avermi permesso, insomma, di star davanti. Ecco, entrambi MV, parliamo un attimo di questa moto, perché in versione Super Sport all'inizio ha avuto qualche problema, un po', vabbè, insomma, cose che capitano, poi però i problemi sono diminuiti, mi ricordo male. Sì, siamo... Scusami, a livello proprio di problemi tecnici che a volte hanno fermato, mi ricordo, Clusel o anche te. Sì, appunto, la prima gara dove abbiamo fatto una storica doppietta a Phillip Island ha fatto pensare che eravamo pronti per il titolo, forse saremmo anche stati pronti, però appunto ci siamo accorti poi in Thailandia di alcuni problemi. Siamo corsi ai ripari, abbiamo lavorato sodo, ma purtroppo il regolamento appunto nei campionati Superbike sono abbastanza limitati e avendo anche 6 motori per tutta la stagione non potevamo fare grosse modifiche e questo ha dimostrato che comunque MV ha lavorato molto bene perché ci ha permesso comunque di giocare in tutte le gare per i podi. Mentre nel CIV, sì, chiaramente è una moto competitiva, però insomma a che livello eravate anche rispetto agli altri competitors? Lì c'è un po' di tutto, da Honda, Yamaha, eccetera. Beh, noi come regolamento rispetto al mondiale, ad esempio anche il cambio dobbiamo utilizzare quello standard e quindi qualche problematica l'abbiamo avuta sulle piste tipo il Mugello, su altre piste invece abbiamo avuto dei vantaggi anche proprio a livello tecnico anche per la configurazione della nostra moto e della possibilità di usare la scalata assistita, insomma situazioni molto... molto bella è che la nostra moto già ce l'ha di serie, quindi siamo riusciti a sfruttarla molto, molto bene. A livello di motore più o meno sono tutte equiparabili l'una con l'altra. Abbiamo sfruttato comunque questa tecnologia nuova e questo sviluppo, insomma, della guidabilità della moto, che è quello che ci ha permesso di fare la differenza. E il prossimo anno Massimo Roccoli cosa fa? Ma adesso si parte, si va a Erez a fare un po' di test e a vedere un pochino di cosa fare l'anno prossimo. C'è molta carne alla brace, nel senso che può darsi che corra il campione italiano, come no, non mi dispiacerebbe magari fare anche l'italiano Superbike, sempre con MV. Adesso andiamo a provare, gli chiederò se magari mi fa fare qualche giro con l'F4, perché comunque ho già vinto 4 titoli in Super Sport e se riparto devo vincerlo per forza, quindi magari trovare anche degli stimoli nuovi.
Ma sull'F4 c'è un altro pilota, mi sembra, Marco Melandri, che fa già il tester, però insomma magari provi, magari te la fanno provare comunque. No, a parte le battute, chiedo a lui, visto che parliamo di mondiale Superbike MV, tu farai ancora penso la Super. Sì, abbiamo ridefinito i piani, continuerò con MV Agusta nel mondiale Super Sport anche per il 2016, avendo appunto ottenuto nei tre, era per contratto il proseguo, anche perché penso che dopo un anno di rodaggio possiamo puntare a fare qualcosa di importante. E appunto, come diceva Massimo, adesso abbiamo le valigie già pronte, domani partiamo per la Spagna, dove dai un po' mi darà una mano a sviluppare la moto 216. Poi lui non lo dice, ma gli impresto la mia tuta e il casco. E non ti fa far brutta figura, secondo me? No, sicuramente. Poi è un bravo tecnico e cercheremo di portare avanti lo sviluppo in ottica 216. Anche perché prima intervistavo proprio pochi minuti fa qui Leon Camier e anche lui diceva MV si sta impegnando veramente tanto nel mondo del racing, chiaramente, e nell'in indole di questo marchio, no? Ha vinto non so quanti titoli mondiali e quindi chiaramente continuerà, ha l'intenzione di investire, di sviluppare sia la Superbike che la Supersport. Però, così come si diceva appunto con Leon, è sempre più difficile, perché anche in Supersport, tra l'altro la Supersport il prossimo anno si avvicina un po' all'italiano, no? Perché nell'italiano già 2 anni fa, credo, hanno un po' fuso il discorso stock e Supersport. Il prossimo anno succederà in Supersport, dove correrete assieme alle stock nelle gare europee. Cosa cambia questo? Perché magari tu ti potrai lottare in alcune gare europee con alcuni competitors che magari poi non trovi nelle intercontinentali. Insomma, come lo vedi questo mix? Beh, penso che per i giovani sia molto stimolante poter competere nelle gare europee con i top rider come siamo noi del mondiale. E come diceva poi Massimo, però visto che li ha svezzati lui un po' nel CIV, poi magari in qualche gara ci ritroveremo a rompere le scatole. E quello, sai, uno che si gioca ai campionati o le gare ragiona un po' più di tattica, e invece loro vogliono solo star davanti e mettersi in mostra, ma quello fa parte, penso, delle corse, è il bello delle corse, e quindi ben venga, insomma, se si può rimpolpare un po' la categoria e renderla anche appetibile e bella da vedere, ne guadagniamo tutti. Lui potrebbe ancora correre anche in Supersport mondiale, voglio dire, io sono sicuro che farebbe la sua porca figura, che dici? Ma vabbè, l'ho fatto per 9 anni e quindi l'anno scorso ero proprio nel team ufficiale, direi che insomma Lorenzo ha fatto una bellissima stagione, quindi va bene così. Io lavoro dietro le quinte e speriamo che questo lavoro comunque porti un italiano a salire ancora di più quel podio che ha conquistato quest'anno a livello mondiale. Ma neanche una wild card, non è che, ma insomma, non ti fa... Farai l'italiano e quindi, per carità, e devi, come dicevi tu prima, farlo anche bene, chiaramente, perché ci aspettiamo tutti che tu faccia di nuovo un grandissimo campionato, ma non c'è neanche, per ora non si parla neanche di qualche wild card? Per ora no, niente, è chiaro, a livello di pilota mi piacerebbe, che discorsi, è sempre una cosa personale, però in questo momento viene prima il lavoro per l'azienda che è quella per il pilota. Mentre tu appunto ormai in Supersport sei come dicevi, un top rider, però guardiamo un attimo avanti, cosa ti piacerebbe fare? In MV sappiamo c'è anche la Superbike, è quello il tuo obiettivo? Magari speri di andare invece in Moto2, cosa vedi nel tuo futuro? No, da italiano correre su una marca italiana è prestigioso, specialmente MV Agusta. Sono arrivato qua perché mi affascinava il progetto, spero che ci siano le forze, MV abbia le forze per continuare come sta facendo nei prossimi anni e io meritarmi, poi magari con l'arrivo, se arriverà la moto nuova, un passaggio in Superbike, passo per passo. Vi ringrazio moltissimo entrambi, in bocca al lupo, poi ci rivedremo sicuramente sulle piste e arrivederci a presto allora. Grazie, ciao a tutti. Ciao, grazie. Eccola, attesissima, la nuova MV Brutale 800. Stiamo ovviamente parlando di quella che molti considerano già la regina di EICMA 2015. Siamo ben felici di vederla dal vivo, questa Ducati Panigale 959. A Milano debutta la Speed Triple. Le principali novità riguardano le piccoline della casa americana, ovvero le Sportster, 48 e Iron 883.